fatto l'ultima volta, ora si fa sul serio. Ovviamente scegliamo sempre questo qui a sinistra e andiamo. Ormai abbiamo fatto tutto quello che dovevamo qui. Purtroppo molti oggetti non si potranno mai duplicare. Per esempio ce ne sono alcuni che ci portiamo dietro dall'altro salvataggio a questo. Non ci possiamo fare nulla purtroppo per quelli. Ecco qua. E gli oggetti che a questo punto possiamo mettere giù sono molti, tra cui anche gli anelli in teoria. Ecco qua. Cosa vuoi mettere giù? Sì, mettiamo giù... Posso mettere giù l'anello? Sì, riponi. Ah, non posso mettere giù l'anello? La camicia? Niente. Allora aspetta. L'ho fatto ripartire perché almeno adesso non abbiamo perso tempo. Più che altro qua non hai la possibilità di vedere prima cosa ti riserva il percorso. Come nel primo Golden Sun quando vai al Colosseum. Oh, cavolo. Allora, questo va qua. Questo va qua. Qua saliamo, ecco qua. Ecco fatto. E questo, se si può, lo mettiamo qui, perfetto. Tac. Vabbè, lo facciamo perché abbiamo del tempo in più, eh. Solo per quello. A meno che il nostro amicone lì poi non bari e ci superi all'improvviso. Ecco qua. Vabbè, una fiala ci sta. Tac. E via. Visto che abbiamo, diciamo, degli oggetti che servono meno degli altri, tipo la corona, a tutti quanti metterò giù questa qui. Per fortuna poi a fine percorso ci vengono ridati tutti gli oggetti, meno male. Allora, iniziamo togliendo le frasche. In teoria me ne frega relativamente poco di che percorso facciamo, però perlomeno facciamo già subito quello più conveniente. Ecco qua. Allora, dobbiamo salire da questo lato, perfetto. Se gli oggetti nelle ceste ci sono già sul percorso, li prendiamo, per esempio questo. Se invece la videocamera non si spegnesse, ci devono fare allungare la strada per nulla, li saltiamo. Ecco qua. Mettiamo giù anche per lei la corona. Ecco qua. Purtroppo la corona sì è utile, però vabbè, diciamo è il meno. Anzi aspetta, c'è qualcosa che devo fare lì, non lo so. Ah certo che devo fare qualcosa, cavolo. Aspetta, mi sono allungato il percorso. Aspetta, mettiamo pala. Ecco qua. Tac. Non facevamo pala per far uscire acqua da boh, da un sacco di tempo. Ecco qua. Ora, spostamento. Tu vieni indietro. Ancora di uno. Ecco qua, a posto. Tanto ormai abbiamo vinto. Il grande capone non ci può prendere. Dai, dai. Ecco qua. Posso salire qui? No, mi sa di no. Ah certo, il getto d'acqua ci faceva già salire qua in pratica. Ho allungato per niente. Vabbè, abbiamo vinto comunque, però. Tieni questa qui e via. E questo? Non lo so. Ormai abbiamo vinto, mi sa. Ecco qua. Sei stato lento, capo. Siete stati veloci. Potreste dimostrarvi degni avversari. Il fatto che siete veloci però non significa che siete forti. Degno no, vincerò io. Che la battaglia abbia inizio. Alla botte! Appare Moapa. Cavaliere 1 e Cavaliere 2. Allora, Moapa. Vediamo quanto facciamo con distruzione su un cavaliere. Mentre tu fai un influsso su di lei. Tu vai con grande impatto e tu, visto che adesso sei diventato veloce, resistenza a tutti quanti. Grande impatto! Resistenza!
La resistenza è il meno dei problemi, eh. 370 fissi. Cioè, nel senso fissi, che abbiamo fatto adesso con grande impatto. Ok. Bel colpo. Ecco, questo ha già fatto più male. Dov'è finito? Ah, dicevo, dov'è finito Pierce? Allora, vediamo invece con un colpo normale quanto facciamo. Tu invece continua con influsso. Vai, vai. Ci curiamo, sì, ci conviene. E tu? Vediamo quanto fai con Giga Squarcio. Vabbè, 116, non è neanche pochino. 240, ok. Se non ci esce Megiddo, ci conviene. Moapa ha rotto le balle. Ma più che altro è il cavaliere, che fa un sacco di male. Questi semi di rovo delle palle. I cavalieri devono andarsene via subito. Quindi tu vai via. Tu vai via. Tu curaci di nuovo. E tu aumentaci di nuovo la resistenza. Giusto per sicurezza, eh. Non è che ci serviva, però. 367. Oh, è ancora vivo, eh. Sti guerrieri, mica male, eh. Stanno resistendo comunque in modo interessante, eh. Ti piacerebbe. Detto questo, proviamo a fare un Megiddo. Secondo me ce la facciamo. Tu continua. Tu continua pure, Jenna. Tu grandi impattaci. Tu Pierce, visto che ormai li abbiamo comprati, usa questa. L'abbiamo mica comprata per niente sta pozione. Bravissimo Felix. È esattamente quello che speravo tu facessi. Ed è ancora vivo! Com'è possibile? Come fate a essere ancora vivi? Colpo bosco. Però per fortuna hanno finito i come si chiama? I semi di rovo, spero. Tiè, tu ancora grande impatta. E tu inizia ad attaccare lui. 183. Dai, bravissimo. Questo vuol dire che anche lei dovrebbe farcela. Ok, credo gli manchi ancora due o tre colpi. Ancora sti semi di rovo, che palle. Ecco qua. E ora io mi concentro sul grande capone. Tu finisci lui, tu. Credo siamo arrivati con grande impatto, quindi vai. E tu, vediamo. Vediamo quanto fa eruzione sul grande capoccia. 88, questo vuol dire che non è moltissimo. Bravo Felix con Megiddo. È ancora vivo? No, perfetto. Bastardo? Te la spacco quella noce, ma in faccia. Cretino del cazzo, prova del fuoco. Madonna mia, ti devasta suon di Megiddo. Ti spacco la faccia Megiddata in faccia. Basta curarti, sei un coniglio. Coglione del cazzo, ti influsso la faccia. Ci provo, ma credo che siamo arrivati. Credo che siamo arrivati. Proviamo con Diluvio. Ah no, c'era ancora probabilmente uno Stark. 127. Influsso. Che dire? Che dire? Complimenti, avete dimostrato la vostra forza. Siete davvero degli eroi. Come promesso, riceverete la giada della sospensione e noi il bastone sciamanico. E vai! Insomma, non ci liberiamo spazio per niente. Dopo tanti anni la promessa che Oaba fece a Yegulas è stata mantenuta. Ora sono stanco, andrò al villaggio sciamanico a riposare. Anche voi sarete stanchi, torniamo al villaggio a riposare. Aiuto, villaggio sciamanico. Ci parla la gente ora? Siamo fieri di Moapa, è un grande capo. Se qualcuno in città dice altrimenti, perdonatelo. Beh, l'importante è che ora ci parlate. E finalmente possiamo entrare nel negozio e vedere che cosa avete. Non penso avrete niente di eccezionale, però. La lama d'argento. Peccato, c'è talmente tanta roba ormai dentro sti negozi che non so veramente se alcune cose gliele ho vendute tutte io o se sono robe loro. Fa vedere la pietruzza della levitazione, eccola qui. Sospensione, la diamo a lei. Ecco fatto. E credo che abbiamo finito qui, giusto? Al villaggio sciamanico. Andiamo al piano di sopra di questa casa e
andiamoci a prendere un nuovo Digin. Spostiamo questa rocciona, ecco fatto. Tac. Usiamo la fune a casa di Maopa. Mi avete battuto e ancora non conosco i vostri nomi, me li direte? No. Felix, Jenna, Sara e Pierce, ricorderò questi nomi. Non scordiamo i nomi degli eroi che mi hanno battuto. Questo ti fa onore, capo. Che è una mezza citazione, tra l'altro. Aspetta, levitazione qui, anzi, sospensione. Ok, non mi ricordo come funziona. Però intanto usiamo la fune, andiamo dall'altro lato e ci prendiamo un nuovo Digin che si chiama... Verrò con voi! Aroma. Bel nome. Aroma, se lo attiviamo noi rimaniamo ninja, ci aumenta però la fortuna, che non sarebbe male. Se lo diamo per esempio a Pierce diventa un erudito che gli abbassa tutto, però se ti tolgo gel rimani erudito, ok, no. Se questo invece lo diamo a Sara non gli cambia nulla. Se facciamo cambio con lei noi diventiamo discepoli e lei diventa un barbaro, che da discepolo abbiamo ancora, madonna, con 4 e 4. Niente, per il momento noi dobbiamo rimanere ancora dei ninja, non dei discepoli. Ecco qua, questo è il meglio che posso fare ora. Lei tutto acqua, lui fuoco vento che vabbè è un pelo misto. Lei tutto terra e uno di fuoco, noi tutto fuoco e vento per diventare dei ninja. Prima di abbandonare il villaggio ci sono due cose che voglio provare a fare. La prima è vedere questo tizio qua che sta facendo. Ok, proviamo a far piovere. Hula badula. Ok. Vuoi conoscere il tuo destino? Sono di buon umore, ora ti dico. Hula badula. Hula badula badula balabala bula 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 bula. No, scusami. Oh, wow, che forza. Ascolta, non andare a sud. Brutta roba laggiù. Oh, è terribile, oltre ad ogni dire. Basta, basta. Non andare a sud, hai capito? Parlo seriamente. Perché possiamo andare più a sud di così? Ah, beh, grazie del pepe. Questo sì che è buono, grazie. Mi scusi, eh? E voglio ritornare sul percorso un attimo, quello della prova. Penso che possiamo andarci senza problemi, eh? Esatto, possiamo. Andiamo dall'altro lato, ma giusto per curiosità di vedere com'era il percorso dalla parte destra. Ah, beh, posso prendermi tutte quante le ceste ora, certo. Vabbè, lo facciamo solo giusto per curiosità anche, dai. Allora, iniziamo a vedere cosa c'è qua dentro. Una fiala, beh, non è che mi aspettassi nulla di più. Però, a parte cose, il percorso sulla sinistra parte già molto più facile, punto. Già questo è stato più complesso da identificare. Vediamo cosa c'è dentro questa. Un'altra fiala, non che la cosa mi sorprenda. Sbaglio però, nell'altro percorso, tipo la prima cesta, avevamo trovato una pozione. Che, diciamocelo, un pelo meglio della fiala è... Ok, vediamo. Wow, ce ne sono qui di robe, eh. Un'altra fiala, una noce. Beh, schifo non ci fa. Ecco fatto. Un'altra fiala, solamente fiale. Beh, non che la cosa ovviamente non mi sorprenda. Ci credo che il grande capo ci ha messo di più ad arrivare rispetto a noi. Guarda che strada del cacchio si è dovuto fare. Ecco fatto. E siamo arrivati all'arena. Però c'è questo coso, questo qui. Vediamo dove ci porta. Sospensione. Ah, possiamo anche scegliere dove andare. Ok, ho capito perlomeno. Ho capito come funziona sospensione. Ecco fatto. Però qui abbiamo bisogno ancora di levitazione. Cavolo, un'altra zona dove tornare. Facciamoci il giro all'inverso e prendiamoci tutti gli oggetti. Perfetto, possiamo lasciare il villaggio e tornare a fare il giro di tutta la costa prima di ritornare a Contigo e andare al faro. Bravo Felix che sale di livello. Vediamo se qui troviamo qualcosa. Abbiamo trovato un'asta arrugginita. Benissimo. Ecco un altro punto in cui cercare, ma non c'è nulla. No, non è vero. 7 monete. Eccoci arrivati all'altra parte dell'isola. Vediamo se entrando da qui
Arriviamo da qualche altra parte, entriamo in questo grande bacino d'acqua. Qui c'era la via per andare al villaggio sciamanico. Esatto, l'entrata per la grotta. Potevo in pratica tagliarmi tutta la strada. Da questo lato invece, questa parte nulla. Penso che neanche dalle altre, tipo qua, troveremo qualcosa. Finiamo il giro della costa, giusto per vedere anche quest'ultimo pezzo, e poi ci siamo. Ah, vedi, da questa parte c'era un villaggio. E come si chiamerà questo villaggio? Il campo di Esperia. Esperia, senza di. Campo Esperia. E c'è un Digin. Bella. Calmi tutti, allora. Qui credo ci sia qualcosa da tirare giù. Qui dobbiamo far crescere una piantina. Ecco fatto. Riusciremo a prenderlo subito? Lo scopriremo tra pochissimo. Allora, dobbiamo spingere giù la cassa di sicuro. Lì c'è un passaggio. Più che altro non so se dobbiamo spingerla qui o qua sotto, forse. Allora, ti spingo qua sotto. Ecco qua. Perché probabilmente, esatto, ti devo spingere di nuovo e poi spostarti con la forza delle mani. Vai di sotto. Tac. Ed infine, dai che ci siamo. Vai di là, bravissimo. Così andiamo a 8 di fuoco, 7 di vento, 8 di terra e 8 di acqua. Ottimo, perché così, se non ricordo male, posso fare un'altra combinazione con Felix, no? Di qua. Tu come ti chiami? Tu, 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 tu. Stoppa. La magia di Kingdom Hearts. Rianima un alleato KO. Perfetto. Quindi se noi l'attiviamo adesso diventiamo dei discepoli. Con un bel boost di altri 40 di attacco. Con salto morte. Salto morte che prende il posto di tuffo morto. Sembra veramente un bel colpo. E di vita ne becchiamo un sacco. 695 è tantissimo. Quasi 100 in più, punti in più per una classe superiore. Cazzo. Vediamo solamente se ci conviene fare a cambio con qualcuno. Direi di no. Dobbiamo solo trovare un altro di vento da dare a lui. O un altro di fuoco, ma la vedo più facile che troviamo un altro di vento, visto dove stiamo per andare. Andiamo dentro quest'altra grotticina e vediamo che cosa si nasconde. Secondo me una cesta con anche una medaglia di gioco. Vediamo se c'ho ragione. Allora, la cesta era sicura. La medaglia di gioco non ci avrei scommesso. Wow, abbiamo appena derubato un campo profughi per 160 monete. Che brave persone che siamo. Tu che hai da dire? Devi essere molto coraggioso per essere venuto fino a qui in nave. Beh, oddio. Al centro del continente c'è il villaggio sciamanico. Apparentemente uno dei fiumi porta là. Non so quale però. Già fatto, signore, non si preoccupi. Salendo di sopra c'è un bambino. E qua sopra ci sono altri due vasi che conterranno qualcosa. Purtroppo no. Non è stato comunque tutto vano. Vorrei giusto vedere, visto che tanto dobbiamo farci il giro per ritornare qua, vorrei vedere tutti questi spiazzetti d'acqua se nascondono almeno un oggetto. Tipo qui ce n'è uno, qui c'è un altro, questo non so se lo conta. Allora, qui non c'è nulla. Qui invece non c'è nulla. Mi sembra che gli altri però li avevo già fatti quando siamo arrivati, Ma guarda un po', circondato dagli scogli. Questo sicuramente nasconde qualcosa. Per fortuna so già come superarli gli scogli, ma non è questo il momento, purtroppo. E gli altri, sì, credo che non abbiano nulla. In questo punto qui ho trovato una grotticina, ma non c'è modo di fermarsi qui. Va bene, mi sono appuntato un po' di posti in cui fare di nuovo un salto quando avremo levitazione. In ogni caso, il nostro compito non è fermarci qui e neanche a Contigo, anche se un riposino me lo vado a fare. Felix dà grano a Pierce. Ho rubato del grano al signore. Ma perché ho dovuto prendere la pannocchia, scusami? Sai che ti dico? Me la butto al mercato. Ecco dove la butto. Anche se, vuoi che vuoi, magari serviva per qualche cosa. Un utilizzo c'è, ma è palesemente meme. E l'altro è totalmente stupido. Allora, c'è scritto sulla wiki che del
Korn, quindi dell'oggetto che abbiamo appena venduto, ce ne sono solo due in tutto il gioco. Uno in questo e uno nel primo, anche se nel primo non ricordo di averlo trovato. E non è niente di speciale. E il secondo motivo per averlo è puramente meme. Serve per creare la Weather Sword, che è un'arma meme, che si dice essere la più forte in assoluto del gioco e evoca un tipo un contadino gigante che la una zappata uccide i nemici. È una stronzata assurda. Sai un posto dove dovrei tornare prima effettivamente di andare avanti ancora di più nel gioco? Dal fabbro. Dovrei dargli la polvere stellare, l'asta arrugginita e le scaglie di drago. In ogni caso, noi adesso abbiamo un po' di biglietti della lotteria e altre 6 medaglie. Ma credo che siamo arrivati ad ottenere tutto quello che ci serviva. Non credo che abbiamo bisogno di altro dal gioco d'azzardo, diciamo. E ora che ci siamo riposati, andiamo in direzione del terzo faro.